Eccoci, Affari Italiani incontra Luca Valenti in un passaggio da Milano rapido, in una Velocissimo. velocissima vita che è già frenetica, ormai quasi già una vita da star. Senti, Luca, io voglio partire da lì, ovviamente da X Factor, da cosa è stata questa esperienza e cosa ti ha lasciato? Beh, allora, questa esperienza è stata sicuramente un qualcosa di positivo dal punto di vista della crescita proprio come persona, più che artisticamente, dal punto di vista umano, ti fa capire come ci si relaziona con le persone, come si arriva a determinate realtà e com'è vivere in determinate situazioni e lavorare con determinati tipi di carattere o determinate circostanze. Quindi, da questo punto di vista, è stata sicuramente un'esperienza fortissima e che mi porterò dietro per molto tempo, che sento di essere fortunato di aver vissuto a quest'età. Senti, avendo fatto quello e in quel modo, cioè con una visibilità molto forte e anche con un seguito molto forte del pubblico, ti ha fortificato in quello che sarà il tuo lavoro? Ma in realtà no, da questo punto di vista non mi ha fortificato particolarmente perché quello che voglio fare io è questo, indipendentemente da quello, dal feedback che ho o da quello che può succedere o dalle conseguenze. A me piace tantissimo fare musica, scrivere, pensare a delle filosofie, a dei modi in cui dire un qualcosa e quindi l'esperienza di X Factor non, in quel senso non mi ha dato una certezza, nel senso già per conto mio la mia certezza era quella di fare musica indipendentemente da come sarebbe Ecco, andata. tu quindi da grande vuoi fare musica, come si Sì, dice. Tu scrivi anche, sei autore di quello che sì, fai. sono autore e non vedo l'ora di far sentire quello che faccio. Ovviamente ci sono un sacco di passaggi intermedi, un sacco di cose da fare prima di poter rilasciare una propria composizione, però sì, quello che mi piace fare più di tutti è scrivere canzoni, scrivere quello che ho dentro in modo del tutto Ecco, di solito personale. ci sono diversi modi di scrivere canzoni, uno è quello di divertire e basta, uno è quello di dare un momento di serenità, no? Di toccare temi forse banali ma scritti e cantati bene. Oppure quello invece più impegnativo di dare anche dei messaggi più seri, di dare delle indicazioni di quello che è la tua visione della vita. Tu che cosa hai di questi due generi nel tuo scrivere? Ma guarda, io nello scrivere prevalentemente mi piace trasmettere qualcosa, che sia divertimento, che sia una riflessione, un pensiero. Quello che mi piace fare è sapere che dopo che hai sentito quella canzone non sei rimasto indifferente. Poi si può prendere come si vuole. Quindi vuoi lasciare un segno, insomma. Esatto. E senti, tu hai un grande seguito, sei stato definito un teen idol, quindi un idolo dei teenager. Un po' questa responsabilità te la senti? Cioè, Beh, è un se tu po'. dici fate così, magari qualcuno lo fa, è questa che dico. No, questo di sicuro è una grossa responsabilità perché comunque l'altro giorno, se vogliamo parlare delle mie abitudini Sì, alimentari, io anche perché no? Parliamo di ho food, te l'ho deciso di detto prima. diventare vegetariano. Ho Ah, scritto poveretto, quindi mi spiace. ho twittato da oggi sono vegetariano e non scherzo. E mi hanno scritto delle persone dicendo che anche loro sarebbero diventate Ecco, vedi, questo vegetariani. è un segnale bello da un lato e anche È una grossa uno dice porcaccia responsabilità, miseria. dico, oh, non diventare vegetariani che poi se la prendono con me i vostri genitori o Infatti, anche lì comunque. parliamo di quello. Senti, tu a proposito di cibo, vegetariano, ma perché? Vegetariano E tu alla tua perché. età dovresti macinare di tutto, dovresti mangiare No, come un io lupo, mangio di altro che. tutto, infatti è Ah, ecco. meglio comprarmi un vestito che portarmi a cena fuori. Ecco appunto. Però la carne in particolare ultimamente mi sembra avere un gusto molto molto forte, di cui posso fare a meno perché a me piace tantissimo anche altro. E Bene. le verdure non mi dispiacciono, però ovviamente stracondite, stra rielaborate. Senti, tu pensi che per un ragazzo come te della tua età questo sia il paese giusto dove provare a fare quello che stai facendo, cioè a sfondare nel mondo della musica? Ma io penso che non dipende tanto dal paese, ma dipende da quello, dalle aspettative che tu vuoi creare. Nel senso, non è tanto l'ostilità di un paese nel farti fare una determinata cosa, ma è quanto tu la vuoi fare. Secondo me, se tu vuoi fare una determinata cosa, non ti devi preoccupare di avere precedenti o di avere modelli che hanno già fatto la tua stessa cosa. Anzi, meglio se fai una cosa completamente diversa. E perciò, sì, penso sia difficile far uscire un artista giovane, specialmente della mia età, in Italia, dove gli artisti sono molto molto maturi. Però Non c'è un po' di circolo sì, chiuso ci nel sono a mondo volte della dei musica? pregiudizi, a volte si è troppo legati alle tradizioni, ma questo
non vuol dire che non si può provare qualcosa di nuovo, perché è ovvio che per un'evoluzione anche della musica e della cultura c'è bisogno di un cambiamento, di qualcosa di diverso. Tu l'avresti calcato il palco di Sanremo quest'anno? Ti saresti sentito pronto? No, non mi sarei sentito pronto per Sanremo perché io penso ancora di dover maturare sotto quel punto di vista, proprio sotto il punto di vista della scrittura per quel tipo di pubblico e per quel tipo di programma. Ma può essere un obiettivo per te? Può essere un obiettivo, ma sicuramente non può essere il fine, perché il fine è quello di lasciare un qualcosa e di avere una propria identità artistica, indipendentemente dal mezzo con cui si cerca di arrivare. Senti, interessante. Quindi preferiresti vincere tu cantando oppure che le tue canzoni fossero le più celebri in Italia come autore? Preferirei che le mie canzoni fossero le più celebri in Italia. Ah, vedi, questa è una Con visione. me cantando. Ah, vabbè, allora non vale. Senti, quando la finisci la scuola, a proposito? La scuola, beh, se tutto va secondo i piani, la finisco l'anno prossimo a giugno. Quindi finisci il liceo. Sì. E E dopo che fai? Continui, smetti di studiare, canti e scrivi oppure hai idea di... dopo quello, la Questo mia idea serve ai giovani che sarebbe, ci sentiranno. esatto, la mia idea sarebbe quella di iscrivermi a Performing Arts, che è un tipo di disciplina che sta nascendo adesso in Italia, è un'università musicale, tra virgolette, dove si studiano i diversi aspetti della musica e non si fanno solo Una cose. sorta di conservatorio moderno, dai. Esatto, una sorta di conservatorio che però sia più incentrato ad indirizzarti in una determinata carriera all'interno della musica. E non è detto che questo si faccia solo in Italia, perché ci sono scuole del genere che invece sono molto più all'avanguardia all'estero, quindi chissà, magari. Senti, chi ha vinto X Factor ha trovato la tua approvazione? Certo, chi ha vinto X Factor, Joe, ha trovato sicuramente la mia Quindi approvazione sei contento perché abbia vinto lui, sì, insomma. sono contento soprattutto perché se lo meritava e non se l'aspettava, il che mi ha reso abbastanza felice quando l'ho visto vincere perché io sapevo che lui non se l'aspettava per niente. E poi soprattutto, beh, sicuramente è una delle voci più. È una delle mie preferite. Cioè, quando la sentivo cantare nel loft, quando si faceva la doccia, era proprio la fine, perché c'avevamo la camera da letto che stava Quindi è sopra vero il che si impara a bagno. cantare sotto la doccia volendo? Esatto, Sì. c'avevamo la camera da letto che si trovava sopra il bagno e quando sentiva la sua voce era proprio riconoscibile più di tutte. Bello, senti, invece a Sanremo chi hai apprezzato? Sanremo, devo dire la verità, L'hai visto intanto? l'ho visto poco, Ah, diciamo, ecco, lo perché ho sapevo. lavorato un po', ho fatto cose mie, però sicuramente la Michelin è una che dal mio punto di vista è più brava, cioè nel senso a me piace dal punto di vista tecnico, dal punto di Quindi vista con gli stadi ha vocale. vinto il passato e non il futuro. Sì, e questo dovrebbe far riflettere, perché al di là della bravura degli stadi, bisognerebbe lasciare anche un po' di spazio a delle cose che ancora non hanno avuto la possibilità di uscire, sempre che ci siano però, perché ovviamente la cosa nuova deve superare quella vecchia, non regredire, però sicuramente bisogna cercare di premiare anche un'innovazione. Grazie Luca, è una domanda attualissima. Cosa pensi delle unioni civili? Le coppie di fatto, le famiglie di fatto, sono i diritti devono essere per tutti oppure bisogna essere come il Senato ha deciso, cioè rinviare questa questione di democrazia in Italia? Ma allora, quello che penso sulle coppie civili, io penso che sia giusto per tutti accoppiarsi e comunque se si ha un Amare chi si vuole, amore, insomma. sì, amare che si voglia, anche perché dal punto di vista legale, se si hanno dei beni o comunque anche proprio dei figli di uno che magari l'altro gli succede qualcosa, c'è sempre il problema di questo figlio da chi può essere tutelato, cioè questo figlio deve andare in un orfanotrofio o no, perché se non si ha una situazione civile regolare, tra Certo. virgolette, non si è legittimati ad essere parenti di quel figlio. Però al di là di questo, l'adottare figli per coppie omosessuali, quindi dello stesso sesso, È un discorso a parte. io lo trovo, per me è giustissimo, però purtroppo per la società in cui viviamo noi, specialmente qua in Italia, quello bisognerebbe rimandarlo ad un secondo momento, perché prima bisogna cambiare la mentalità, così che il bambino che si adotta non ha dei problemi dovuti al fatto che altre persone non hanno delle mentalità così pronte ad accettare una determinata cosa. Però Giusto. rimandare significa che prima o poi si accetta, Dunque perché tu hai sarà una quanti cosa che anni? accadrà.
Tu qua 17 parli meglio di Gasparri, quindi complimenti. Senti, chiudiamo solo con una cosa. Quando ti possiamo rivedere cantare dal vivo? Quando mi potete rivedere cantare dal vivo lo scoprite sulla mia pagina. Sulla mia pagina Facebook, Twitter o Instagram. Facebook è la più ufficiale, diciamo, dal punto di vista degli annunci, su www.facebook.com/Luca Valenti. Benissimo, allora ci rivediamo sui social. Senti, mica lo senti ancora? Mica tanto. Ok, ciao Luca, grazie. Ciao.